Grazie Presidente, ma a me gli interventi che entrano in contraddizione con se stessi mano a mano che si svolgono, diciamo, nella loro trattazione mi incuriosiscono almeno. Allora, da una parte ci si lamenta perché a gennaio, diciamo a febbraio, arriva una variazione che vorrei ricordare questa amministrazione ha acquisito una caratteristica, vale a dire approva il bilancio prima che venga approvata la legge finanziaria dello Stato, che poi ha delle ricadute, per cui io direi di vederlo come fatto positivo, vale a dire dobbiamo fare una variazione perché siamo stati più bravi dello Stato centrale ad approvare per tempo il bilancio, per cui poi le conseguenze che derivano dall'approvazione della legge finanziaria del bilancio dello Stato che ricadono sugli enti locali, noi li dobbiamo recepire, per cui questa è una variazione, io direi, obbligatoria. Dall'altra parte ci si lamenta e quindi che ci sia poco all'interno. Però poi subito dopo ci si lamenta del fatto proprio che non è tecnica, ci dovrebbero essere delle cose che in realtà non si trovano, per cui la variazione è da considerare inefficiente e insufficiente. Insomma, facciamo un po' pace con i nostri desiderata, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Sui debiti fuori bilancio, io sinceramente diciamo, accetto poco ormai la critica sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio. L'attività di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di questa amministrazione è costante da fine 2016. Abbiamo cominciato costantemente, continuamente, a riconoscere debiti fuori bilancio, centinaia di milioni lasciati dalle precedenti amministrazioni, e purtroppo può succedere che a cavallo di due esercizi alcuni vengano riconosciuti per tempo, altri non trovano soddisfazione per le dinamiche dei lavori d'aula. Allora, su questo ovviamente poi bisogna intervenire tecnicamente perché gli accantonamenti fanno riferimento all'anno e all'esercizio in cui vengono inseriti per poter riconoscere quel debito, per cui se si va all'esercizio successivo si è costretti quantomeno a rivedere le scritture contabili, lo sanno, diciamo, queste sono proprio le basi. Quindi su questi aspetti non credo che le critiche siano veramente irricevibili perché in realtà un'attività continua di riconoscimento non può essere criticata perché, come al solito, noi i debiti non li facciamo, se li facciamo perché ci sono situazioni inevitabili, li paghiamo normalmente nell'esercizio in cui vengono rilevati, per cui, visto che stiamo pagando i debiti delle precedenti amministrazioni, io su questo cercherei quantomeno di sorvolare e di non calcare continuamente la mano. Ringrazio comunque anche il consigliere Figliomeni per l'apprezzamento sul lavoro che ha fatto la Commissione. La Commissione è un organismo rappresentativo trasversale che è un'emanazione dell'Assemblea Capitolina, quindi se c'è la possibilità di trovare una soluzione a un problema, la Commissione lo fa volentieri e il Presidente è il primo a esserne contento. A volte per rilievi tecnici, la necessità di fare gli approfondimenti, questo non è possibile, abbiamo già stabilito in Commissione, dopo tutti gli approfondimenti, che la questione di Via Como verrà soddisfatta nella prossima variazione, anche insieme ad altre situazioni. Ovviamente sulla variazione la maggioranza esprimerà parere favorevole, voto favorevole. Grazie. Grazie.